Ciao a tutti, sono Marco Ferrari e oggi vi presento la mia ultima creazione. Sono veramente emozionato perché non vedevo l'ora di farvi vedere Poké Giappone, una guida in formato ebook che vi accompagnerà e che vi farà scoprire questo paese in tutto il suo territorio. Ma come ci sono arrivato fino a questo punto? Non è una cosa che mi è venuta a caso, mi sono svegliato la mattina, faccio una guida sul Giappone. È un percorso che dura tantissimi anni. Non so se lo sapete, ma ho viaggiato in tutte le 47 prefetture del Giappone. Ci ho messo solo 16 anni. Però ci sono riuscito. Chi mi conosce da tanto sa che viaggio veramente tanto e anche ripetutamente in destinazioni che offrono tantissimo, perché ogni destinazione del Giappone può offrire veramente tanto. Io sono convinto di una cosa, che in Italia non abbiamo ancora il concetto di viaggio del Giappone a 360 gradi, come magari in altri paesi. Nella mia agenzia di viaggi, avendo anche clientela da tutto il mondo, ho notato proprio questa cosa, che ci sono delle richieste che vengono da altri paesi che sono molto più specifiche che magari una richiesta che viene dall'Italia. E questo mi ha fatto capire che in Italia forse non abbiamo ancora visione di questo paese a livello nazionale, ma ci siamo ancora fermati un po' su Tokyo, Kyoto, Osaka, quelle destinazioni che ovviamente bisogna visitare una volta venuti in Giappone. Però questo non toglie che ci sono tantissime altre destinazioni e io sono qua proprio per questo, perché voglio farvi scoprire il Giappone anche periferico. Ci sono voluti giorni, mesi, anni per arrivare a questo punto e per me è veramente difficile esprimere un'emozione in questo momento, perché c'è tanta roba, c'è tanto lavoro, tanta dedizione. Chi mi conosce lo sa. Dentro questa guida troverete 16 capitoli tutti dedicati al tuo prossimo viaggio in Giappone. Ma soprattutto ci sono delle informazioni molto pratiche durante il viaggio. Questo ebook è veramente, secondo me, una rivoluzione. Al momento in cui voi siete in Giappone, avete questa guida pratica dove la potete portare ovunque. Non è cartacea e quindi non occupa neanche spazio nella vostra borsa. E in più è anche interattiva. Vi basterà andare nell'indice e cliccare in una destinazione oppure un quartiere di Tokyo che volete scoprire. Cosa potete fare in quel momento? Basta cliccare e vi porterà direttamente al quartiere che volete. Insomma, questa è la guida che tutti stavano aspettando, ne sono sicuro. E in più non sono solo, perché io da solo non potevo fare tutto questo. Ho scelto delle persone che ho ritenuto competenti, che mi hanno supportato in questo lungo percorso iniziato nel 2020 e aggiungendo delle informazioni che a voi vi piaceranno tanto. E adesso ve li presento uno per uno. Iniziamo con Stefania, che ha selezionato per voi dei coffee shop tradizionali per ogni quartiere di Tokyo. Ciao, sono Stefania di Prossima Fermata Giappone e oggi volevo parlarvi del bellissimo progetto di Marchino, perché è tantissimo che ci lavora sopra e ho avuto il piacere di poter collaborare. Per la guida ho curato tutta la parte dei coffee shop a Tokyo, quindi in vari quartieri di Tokyo troverete i miei suggerimenti per degli ottimi coffee shop. Spero vi piacciono e buona lettura! Ciao! Invece per Kyoto abbiamo Cristina, che con molta cura ha selezionato dei coffee shop veramente molto interessanti. Ciao a tutti, io sono Cristina, vivo e lavoro qua a Kyoto e sono molto contenta di aver preso parte a questa immensa guida sul Giappone. Personalmente mi sono occupata di coffee shop e chaia qua a Kyoto, cercando di venire incontro a ogni qual tipo di vostro interesse e quindi introducendovi dei locali che andassero dal più tradizionale possibile al più moderno possibile, sia dal punto di vista dell'atmosfera sia dal punto di vista culinario. Inoltre, siccome anche l'occhio vuole la sua parte, ho cercato di introdurvi dei locali la cui presentazione del cibo fosse impeccabile. E quindi non mi resta che dirvi che aspetto tutti in Giappone. E poi abbiamo il racconto di Fabrizio Monteleone, che ha percorso la Shimina Mikaido in bicicletta con suo fratello e ci ha raccontato proprio la sua esperienza in questo ebook. Ciao, sono Fabrizio di giapponepertutti.it. Conosco Marco da diversi anni e per me è stato un piacere aiutarlo in questo progetto. Mi sono occupato principalmente della correzione dei testi e della stesura dell'articolo sulla ciclabile dello Shimina Mikaido che ho percorso nel 2019. La guida di Marco è molto completa e oltre ai luoghi più conosciuti contiene informazioni su tanti altri posti che solitamente non sono toccati dal turismo di massa. Spero che il lavoro di Marco vi piaccia. Ciao! E per finire abbiamo Patrick Colgan, uno scrittore e viaggiatore molto famoso in Italia, dove ci racconta il percorso della Kumano Kodo. Ciao, sono Patrick di Orizzonti Blog. Quando Marchino mi ha proposto di partecipare come ospite al suo progetto, ho detto subito di sì, perché conosco Marco, perché conosco la sua competenza e perché mi piace moltissimo la passione con la quale racconta il Giappone. Io ho già scritto delle guide, dei libri sul Giappone, però il progetto di Marco è diverso, è una cosa sua, è una cosa a sé.
unica. E io ho partecipato scrivendo di cose che amo e che volevo condividere con voi. Penso, anzi sono sicuro, che Pocket Giappone sarà uno strumento utilissimo per pianificare un viaggio, ma anche sul campo, quando finalmente si potrà tornare in questo paese che tanto amiamo. Ciao! Dentro questo ebook troverete quando andare, le tempistiche di viaggio, cosa visitare. Ho analizzato tutti i quartieri di Tokyo, Kyoto e anche Osaka. Finalmente una guida che parla anche di Osaka, quartiere per quartiere, in vista anche dell'Expo 2025. E poi ovviamente la guida dal nord fino al sud, tutte le regioni, tutte le province. Tutte le regioni, tutte le prefetture. Vi spiego anche tutti i tipi di alloggio che potete trovare e anche comportarvi se avete delle allergie oppure se siete vegani o vegetariani. Ho preparato delle schede apposta che potete stampare per il vostro viaggio. Il mio obiettivo è darti uno strumento digitale, pratico e professionale per poter visitare tutto il Giappone, da nord a sud. Sono 289 pagine, tutto dedicato a questo. Ora tocca a voi. Ho scelto anche di mettere un prezzo umano, innanzitutto perché è un ebook, poi ci tengo veramente tanto a farvi scoprire tutto il Giappone. Lo trovate già disponibile sul mio sito oppure Apple Book a 9,90€. E per finire volevo ringraziare con tutto il cuore Fabrizio Monteleone, perché mi ha aiutato anche nella scrittura, mi ha corretto alcune cose, me l'ha riletta tante volte, mi ha corretto. E poi Patrick Colgan, senza di lui probabilmente non avrei avuto neanche quello step in più per andare avanti, perché quando ho iniziato, adesso vi svelo questa cosa, quando avevo iniziato questo ebook nel 2020 avevo paura di entrare un po' nel mondo dell'editoria, perché non mi sentivo all'altezza di poter fare una guida, siccome non sono uno scrittore. Allora, per rispetto del mio amico Patrick, che lui lo fa di professione, ho chiesto a lui cosa ne pensava. Lui è stato molto entusiasta di questa cosa e veramente lì mi ha cambiato. In quel momento mi sono sentito, ok Marco, lo puoi fare. E quindi ti ringrazio Patrick e anche te Fabrizio per aver trovato tutti gli errori grammaticali possibili, immaginabili. Scusate ancora per tutto il disagio che vi ho creato in questi mesi. Vi ringrazio veramente, tutto questo non era possibile senza di voi. E per finire c'è la parte marketing, che è la parte dove si può comprare questo ebook, cioè nel mio sito www.marcoferrarigiappone.com. Voglio ringraziare Francesco Fondi e Veronica Massi per avermi dato dei consigli come proporlo meglio e anche di design nel sito internet. Un ultimo ringraziamento va anche a Dario, mio collega da sempre nella nostra agenzia di viaggi, che mi ha installato il WooCommerce dentro il sito in modo che voi potete comprarlo in modo perfetto. Vi ringrazio per l'ascolto. Quando comprate la guida magari fatemi anche uno screenshot e taggatemi su Instagram, che io vi ritaggerò. Vi aspetto in Giappone con Pocket Giappone.